Finalmente a Sanremo. Finalmente siamo arrivati, sì, eccoci qui. Qual è la vostra prima sensazione nell'essere a 200 metri dall'Ariston? Beh, bellissima, bellissima, come l'anno scorso, perché anche lo scorso anno siamo venuti sul giorno della finale del Festival di Sanremo perché eravamo invitati a domenica il giorno successivo. L'anno scorso ci siamo fermati all'altezza del cartello di Sanremo e Papalina ha cominciato a piangere, quindi vedremo quest'anno quando saliremo su con la Corriera tutti insieme quale sarà la sensazione. Uno degli obiettivi concordati col comune sarà quello di far uscire il più possibile questi artisti big in gara dall'Ariston, dalla zona protetta intorno all'Ariston, e fargli vivere un po' più la città per la felicità anche dei fan che li cercano. Come funzionerà il meccanismo? Sarà semplicissimo, abbiamo messo molti bonus settimanali, quindi bonus che verranno conquistati dagli artisti durante la settimana. I primi che sono usciti sono le dirette social con il Fanta Sanremo e soprattutto la corsetta con Gianni Morandi mattutina, quindi tutti gli artisti che vanno a correre con Gianni Morandi la mattina o il primo pomeriggio riceveranno 20 punti. Noi ci stiamo allenando, attualmente nessuno di noi è pronto per questa corsetta, ma ce la faremo. Alle tue spalle c'è lo spazio che il comune vi ha concesso per quest'anno, lì ci sarà il bar Papalina che si trasferirà a Sanremo per una settimana. Cosa troveranno qua gli appassionati, i vostri fan? Troveranno il bar Papalina. Noi abbiamo sempre detto e sempre dichiarato che non ci saremmo mai spostati al bar Papalina e al massimo sarebbe stato il bar Papalina a spostarsi a Sanremo, e grazie al comune di Sanremo siamo riusciti a realizzare quello che avevamo previsto, ecco, quello che avevamo sognato da sempre, quindi spostare qui il bar. Faremo, costruiremo, creeremo un bancone con dei tavolini, cercheremo di riprodurre il bar Papalina e poi porteremo su qualcosa di nostro. Adesso vediamo cosa riusciremo a portare, tutto il resto cercheremo di reperirlo qui nella zona. Sicuramente cercheremo di ricreare quel clima che noi abbiamo dentro il bar Papalina, cercheremo di ricreare quel clima musicale che abbiamo e vediamo cosa riusciremo a combinare. Per l'edizione 2023, oltre 500.000 squadre già iscritte, vi aspettavate questo boom stratosferico? Ci aspettavamo sicuramente i numeri dello scorso anno, non ci aspettavamo che di raggiungere e superare le 500.000 squadre dello scorso anno in soli 10 giorni. Adesso a questo punto il nostro obiettivo era 1 milione di squadre e 1 milione di squadre probabilmente ci arriveremo tra pochissimi giorni. Non sappiamo veramente dove si potrà arrivare quest'anno. Senti Giacomo, non so se ci puoi fare un regalo, ce lo sveli un'anteprima di un prossimo bonus settimanale? In anteprima il bonus che io adoro di più, uno dei bonus che adoro di più è quello del bagno nelle acque del comune di Sanremo. Tra l'altro ho inserito io personalmente una postilla che se il bagno è notturna il bonus raddoppia. Assessore, questo è forse l'ultimo atto del lavoro burocratico, chiamiamolo così, ma il primo atto verso la settimana del festival. Il primo atto verso la settimana del festival ed è anche un evento nuovo, quello che abbiamo in questo momento, riuscire a portare a Sanremo questo famoso bar Papalina che, ubicato in tutt'altra parte d'Italia, è diventato così famoso e ha reso anche tanta popolarità al Festival di Sanremo. È un evento mediatico, un evento che viaggia su internet, per noi è una cosa nuova ed è giusto provare altre strade per promuovere il Festival di Sanremo. Ecco, tutto questo è partito, possiamo dirlo, da un intoppo, da quella registrazione del nome Fanta Sanremo che non è consentito in base alle regole del comune, però da lì vi siete stretti la mano, avete lavorato insieme per un obiettivo comune. Sì, è proprio vero che non tutti i mali vengono per nuocere e questi ragazzi giustamente hanno pensato di regolarizzare la loro posizione, di dire abbiamo creato un prodotto, portiamolo avanti. Purtroppo ci sono delle regole con le quali non si può registrare il nome della città di Sanremo. Noi abbiamo fatto opposizione alla registrazione del marchio anche perché generava parecchia confusione fra Festival di Sanremo e Fanta Sanremo. Da lì ci siamo sentiti, abbiamo creato un percorso comune, abbiamo detto a noi piacerebbe che questo progetto andasse avanti con il supporto del comune e lavorare insieme. Adesso siamo arrivati veramente al momento dei sopralluoghi, a creare qualcosa di nuovo e qualcosa di bello per la città e soprattutto penso anche per tutti i giovani che seguono il Fanta Sanremo. Avere il bar Papalina qua a Sanremo penso sia una cosa veramente, veramente bella.